Altre notizie. Il Risorgimento in Piemonte non è iniziato nell'Ottocento, ma affonda le sue radici nel Settecento e non è soltanto un movimento piemontese, ma anche e soprattutto italiano, visto il vigoroso afflusso a Torino di esuli provenienti dall'intera penisola. È stato questo il tema del convegno Il Piemonte nel periodo pre-unitario, svolto a Palazzo Lascaris il 1 e il 2 marzo. Organizzato dall'Associazione dei Consiglieri Regionali con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio dell'Università degli Studi di Torino e quello della Delegazione Subalpina di Storia Patria, mira a gettare una nuova e inedita luce sul Piemonte e l'Italia risorgimentale. Guardare al passato per gestire il presente. Il passato ci può insegnare tante cose, qualche volta anche cose non giuste, ma in primo luogo ci insegna a guardare alla realtà che ci circonda in un modo nuovo. Questa ci può insegnare tante cose per il futuro. Tema fondamentale in questo convegno è che abbiamo voluto esplorare quali sono le possibilità che il Settecento piemontese e sabaudo ha attivato in modo che poi questo processo si è realizzato nell'Unità d'Italia. Insisto sulla parola possibilità e non necessità, perché appunto esiste invece una storiografia che ritiene che la dinastia aveva come destino l'Unità d'Italia.